Una volta mi ricordo che prendevo sempre problemi di punta. Zero ragionamenti, istintività manette, cranio sfasciato. Regolarmente. Capita anche adesso, per carità, però nel tempo ho imparato che per ogni problematica quello che è consigliabile fare è un passo di lato per cambiare il punto di osservazione. Per questo, quando mi sento dire da molti imprenditori ho un grosso problema in presso-piegatura, mi domando sempre se è stato da loro fatto un passo di lato. Parliamoci chiaro, la piegatura è un processo tecnologico bastardo che fa emergere tutte quante le scorciatoie e le cazzate fatte prima. Materiale scadente? Sviluppi alla Ray Charles? Nesting all'ultimo grammo? Scarico creativo? L'efficienza parte da lontano. Per questo ci sono tre cose che vi voglio dire che non devono assolutamente mancare in ufficio tecnico. La numero uno ovviamente parte dalla conoscenza delle macchine. Quanto spingono le presse della tua officina, del tuo fornitore, amico disegnatore o progettista? Lo sai? Quant'è la larghezza? Quant'è l'incavo? La corsa? La luce? Numero due, il regolo di piegatura. Ne ho una collezione. Tre. I DXF di tutti gli utensili, tutti ti servono per i nomi con cui vengono chiamati anche giù in officina, per gli ingombri, per le portate, chiaramente. Grazie a queste tre cosucce possiamo fare degli studi preliminari di fattibilità molto efficaci. Non solo, ma in ufficio si individua anche qual è quella linea di demarcazione oltre la quale è bene farsi delle domande, andare a chiedere magari in produzione: posso o non posso? Non buttare avanti. Questo perché, come dice il saggio, non dubitare mai di nulla è il mezzo più sicuro per non sapere mai niente. E quello che aggiungo io è che se vi è piaciuto questo video, fatelo girare.